Lo stadio Artemio Franchi è la cornice del ritorno tra i professionisti del Siena. La Robur nel primo match di campionato ospita la Vis Pesaro di Mister Banchini. I bianconeri si dispongono con il 4-3-3. Il tridente offensivo è formato da Caccavallo, Varela e Guberti. I marchigiani iniziano invece con il 3-4-1-2. Il Siena parte nel migliore dei modi, tra il primo ed il secondo minuto di gioco Caccavallo crossa con il mancino, la palla viene messa fuori, Bani la ripropone al centro dove Milesi riesce a farla filtrare per Cardoselli che a tu per tu con Farroni non sbaglia, il Siena è subito in vantaggio. La Vis Pesaro prova a reagire, l'azione parte dal capitano Gavazzi che serve Tonso. Il numero 7 dal limite dell'area prova la conclusione, ma Lanni è attento e devia la palla sopra la traversa. Dal corner scaturisce una doppia ammonizione, l'arbitro estrae il giallo sia per Acquadro che per Gavazzi. Al 18esimo il Siena è pericoloso da palla inattiva, Varela però non riesce a calciare da buona posizione. Il centravanti del Siena si rifà dopo pochi minuti, l'azione parte da un lancio perfetto di Bani per Guberti, il capitano del Siena crossa di prima intenzione e dopo il rimpallo la sfera termina nei piedi proprio di Varela che salta secco l'uomo e scarica in porta il gol del 2-0. La Vis Pesaro ha un'occasione per riaprirla alla mezz'ora, Cannavò riceve la palla defilato sulla destra e prova una soluzione a metà tra un cross ed un tiro, Lanni riesce a metterci il guantone e poi Gucci sulla respinta non arriva a calciare. La partita si fa ancora più in salita per gli ospiti al 38esimo, Terigi lancia verso Guberti, il capitano bianconero grazie ad un rimpallo riesce a superare Gavazzi che ingenuamente lo mette a terra. Il numero 4 della Vis Pesaro era già ammonito e questo intervento gli costa il secondo giallo e quindi l'espulsione. La parola fine il Siena la mette al 60esimo, Coppola si fa scippare la palla da Bani e per Varela è un gioco da ragazzi, con una finta di corpo mette a terra Manetta e con il destro realizza la sua doppietta personale ed il gol del 3-0. Ad un quarto d'ora dal termine anche Lanni si mette in mostra, il portiere della Robur devia in corner il tiro rasoterra di Marcandella. La prima occasione per Paloschi, è entrato al posto di Caccavallo, è al 77esimo, Piccinini sbaglia e regala la palla da Quadro, che serve il numero 99 sulla destra, il suo tiro viene però bloccato in due tempi da Farroni. Paloschi si fa notare anche come assistman, infatti riesce a servire il taglio di Di Santo, l'esterno bianconero calcia però sull'esterno della rete. E finisce così, buona la prima per il Siena, i bianconeri si impongono per 3-0 ed iniziano nel migliore dei modi il loro percorso nel campionato di Serie C. Il Siena trionfa immortale, risultato finale al Franchi della prima giornata di campionato in Lega Pro, Siena 2, Vis Pesaro 0.